Buonasera, grazie per essere intervenuti in una giornata lavorativa che per voi che lavorate, no? Per voi che lavorate è sicuramente un sacrificio e un impegno. Questo è un incontro, un convegno che in qualche modo dovrebbe diciamo segnare un po' la fine di un del primo ciclo dei Sapori del Rigo, che è il progetto che il Comune ha voluto, ha finanziato, di cui è il capofila, finanziato dalla Regione Lazio e con partner Coldiretti, Camera di Commercio, Provincia e mi sembra in ambito Expo 2015. Il tema è la valorizzazione dei prodotti del territorio e della cucina tradizionale familiare. Qui abbiamo un tavolo abbastanza ampio, c'è il rappresentante del comune, c'è la Maria Rita D'Alexandris che oggi per voi farà Barelli, l'assessore Barelli, c'è l'assessore Donino De Vigliacoli alla cultura, c'è il professor Bruno Ronchi dell'Università della Tuscia a cui abbiamo rivolto un invito a cui teniamo particolarmente. Ci porti un po' una, come dire, un'illuminazione ulteriore e poi ci siamo noi che siamo il, diciamo, in qualche modo gli organizzatori del progetto. Materialmente io sono Stefano Polacchi, faccio giornalista enogastronomico, Angelo Proietti Palombi, ristoratore, presidente di Slow Food che ha seguito la parte comunicazione e organizzazione, e Felice Arletti, lui è operatore turistico, agricoltore e ristoratore e ha seguito la parte organizzativa e logistica del buffet show cooking che abbiamo fatto il 3 settembre nel giardino del Palazzo dei Priori. Non so, io passerei la parola ai rappresentanti del comune, siamo in attesa del sindaco Michelini che dovrebbe arrivare, però passerei la parola intanto ai rappresentanti del comune sia per un saluto sia per avere un po', diciamo, una sorta di inquadramento politico, un supporto anche di tipo più politico e istituzionale a questa iniziativa, e poi affrontiamo più nel tema le possibilità di una prosecuzione di questo progetto e come si può andare avanti su queste strade. Allora, innanzitutto io vi ringrazio di essere qua. Vi porto i saluti di Giacomo Barelli, che è l'assessore ad Expo, finché durerà Expo. In ambito appunto di queste manifestazioni è stato creato questo progetto che ha come finalità vari aspetti di quello che è le nostre tradizioni. Si è cominciato il 14 di ottobre toccando l'aspetto legale e si finirà il 27 novembre con quello che è l'aspetto sensoriale proprio dei profumi, del cibo, del nostro territorio, di quello che riguarda appunto il cibo e i prodotti della nostra Tuscia. Quando in ambito i sapori del rito possono essere ben rappresentati qui nel nostro territorio, perché noi abbiamo delle eccellenze e come tali vanno esaltate. E abbiamo qui Tonino con i suoi formaggi, insomma, Angelo che in qualche modo ci fa rivivere ogni volta questi sapori e questi odori anche che ci portano ad apprezzare di più quelle che sono le nostre eccellenze. E dovremmo in qualche modo tutti insieme, sia dal punto di vista politico-amministrativo, sia dal punto di vista di cittadini, fare in modo che queste cose vengano distribuite e vengano in qualche modo conosciute anche al di fuori dei nostri territori, perché stiamo veramente, come dire, cavalcando l'onda. È un momento particolare, voi Expo che ci ha aiutato tantissimo in questa situazione, vuoi anche la macchina di Santa Rosa che in qualche modo ha portato visibilità alla città di Viterbo. Insomma, si sono
c'è stato un lavoro in sinergia, abbiamo trovato delle strade per poter pubblicizzare il nostro territorio. È importante in questo momento di crisi avere comunque delle situazioni che possano portare persone a Viterbo, e se il gusto, l'olfatto e l'aspetto sensoriale ha questo potere, ben vengano. Io vengo da un quartiere molto verace, io vengo da Piano Scarano, dove appunto i sapori sono ancora quelli di una volta. Non è difficile durante la giornata passare nei vicoli e sentire ancora il profumo che t'arriva bello, tosto, verace, quindi mai e poi mai perdere questo aspetto. Noi dobbiamo tutti insieme appunto cercare di quello che è il lavoro che sarà anche del comune, anche a livello culturale, perché il mangiare non è solo un aspetto di tutti i giorni, il mangiare e il buon gusto è sicuramente anche un aspetto culturale, e dobbiamo fare in modo che questo possa portarci al di fuori di quello che è la nostra barriera. Noi con Santa Rosa abbiamo fatto un percorso particolare, e quest'anno anche la nuova macchina, c'è stato un incremento a livello turistico enorme, e l'assessore degli Iacoli potrà confermare anche questa cosa, e l'abbiamo visto anche dalla tassa di soggiorno, sembrerà, ma ha portato, abbiamo visto un incremento appunto del pubblico che ha sostato a Viterbo, e questo me lo può dire anche, non so, Angelo, i vari operatori che hanno sostato a Viterbo per il periodo di Santa Rosa, e continuano a venire, e vogliono sempre più delle eccellenze, perché adesso in questo momento quello che fa la differenza è la qualità. E una qualità che è fatta anche di legalità. Noi non utilizziamo prodotti contraffatti, quello che viene utilizzato qui nel nostro territorio è tipico, è forte, è ben radicato anche nelle nostre coscienze. Quindi io non faccio altro che ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile sia il progetto e sia questo cammino che abbiamo cominciato, e mi auguro che non finisca qui, cioè non è che il 27 settembre si può dire vabbè, abbiamo chiuso questo posto, tra l'altro bellissimo, dove potremmo continuare a fare cose insieme a voi. Ci deve essere però sicuramente una sinergia tra istituzioni e cittadini e operatori soprattutto del settore, perché altrimenti da soli, ognuno sparpagliato per conto suo, non va da nessuna parte. Quindi io vi ringrazio adesso, e poi vediamo quando arriva anche il sindaco, farà un saluto lui. Passo la parola all'assessore degli Iacoli. Vabbè, insomma, avrete capito che dobbiamo menare un po' il camperlaia in attesa del sindaco, quindi altri due minuti vi intratterrò io, cercando di dire qualche cosa di utile. Allora, come... No, qualche cosa non di più utile, ma qualcosa in più di utile. No, volevo intanto spiegare che l'amministrazione comunale, il comune, ha preso sul serio Expo, non solo a parole, ma anche nei fatti, ha investito molto in Expo, nelle iniziative. Sapete tutti, la macchina, però tutta una serie di iniziative, non a caso, insomma, credo che il Comune di Viterbo figuri tra i maggiori fruitori dei finanziamenti che la Regione Lazio ha posto in essere a vario titolo per la realizzazione di iniziative in funzione di Expo. E questa in particolare è un'iniziativa che si commenta da solo, nel senso che utilizza parte, diciamo, dalla storia, e dalla storia letta anche in una visione particolare, che è quella gastronomica, culinaria, e quindi diciamo, mette insieme due punti forti
di Viterbo, due risorse di Viterbo che sono appunto la storia, la sua storia e anche diciamo la qualità della sua produzione agroalimentare e quindi gastronomica. Insomma, credo che noi dobbiamo essere tutti grati a Stefano Polacchi, perché in realtà l'ideatore vero e l'elaboratore diciamo, del progetto è lui. Però dobbiamo anche riconoscere che insomma, in modo abbastanza importante l'iniziativa ha suscitato interesse in quelli che poi sono i soggetti che la realizzano e che speriamo possano continuare a utilizzare non questa forma ma questo tipo di iniziativa nel tempo e sono i produttori agricoli da una parte e quelli che utilizzano le produzioni agricole, cioè i ristoratori e gli operatori dell'enogastronomia. Perché un obiettivo diciamo, di questa iniziativa è quello appunto non solo di fare qualche cosa in omaggio a Expo e in omaggio appunto alle produzioni viterbesi, alla storia viterbese, ma anche di suscitare delle risorse, delle forze che ci sono nel tessuto sociale ed economico di Viterbo che qualche volta rimangono sopite soprattutto per la difficoltà di stare insieme, di fare sistema. Questa volta insomma ci si è riusciti per una serie di circostanze favorevoli ma anche perché per l'impegno che ci hanno messo le persone che ci hanno lavorato insieme con Stefano, anche l'assessore Barelli che devo dire è stato ha lavorato molto su questo e ha trovato un terreno fertile nei signori che vedete qui intorno. Quindi secondo me è un buon risultato, adesso diciamo non vogliamo esagerare, poi le cose le devono dire gli altri, non possiamo dire noi, però corrisponde un po' alla filosofia di questa amministrazione che vuole partire dalla risorsa che ci ha Viterbo, dalle risorse che ha Viterbo che sono tante e proiettarle però possibilmente al di fuori delle mura, come recita il nome della lista che Michelini ha portato alle elezioni e ha capeggiato, oltre le mura. In effetti, se c'è un difetto che Viterbo si può recuperare, diciamo, specialmente negli ultimi decenni, in questo stato periodo in cui c'è comunque stata così, è proprio quello di tendere a rinchiudersi un po' su se stessa, rinchiudersi al di dentro delle mura cittadine in senso metaforico, però senza cercare mai relazioni importanti con l'esterno. In un mondo come quello di oggi, in cui diciamo tutti, a cominciare dal Sommo Pontefice, dice che l'uomo è relazione e l'economia moderna è relazione, insomma questo è un problema da affrontare e da risolvere in senso positivo. Se questa iniziativa, come altre legate a Expo, può dare un piccolo contributo sostanziale ad iniziare questa strada, credo che insomma, siamo contenti. Io sulla parte mia l'ho fatta, adesso non con altro. No, io direi, scusa Stefano, direi di cominciare effettivamente ai contenuti della iniziativa, poi quando verrà il sindaco ci porterà un saluto. Grazie. Grazie, io di nuovo ringrazio il Comune perché con questo progetto ha dato la possibilità di provare a pensare, a costruire un'associazione, un'associazione, una rete, un circolo tra chi fa impresa e chi lavora nell'ambito dell'enogastronomia. I sapori del rito, riassumo un attimo per chi diciamo, si è perso qualche puntata, anche se vedo volti abbastanza noti, insomma. Però l'idea è stata, mi scuso ma c'ho il sole che veramente mi dà un fastidio tremendo, l'idea è stata quella di, visto che era una iniziativa in ambito Expo, quindi sul tema Nutriamo il pianeta, e visto che era un'iniziativa che in qualche modo coincideva con quella che per Viterbo è una sorta di festa identitaria, cioè Santa Rosa, volenti o nolenti, è comunque per la città un momento identitario forte.
e un momento identitario che coinvolge tutta la città a diversi livelli, ma insomma sostanzialmente coinvolge tutta la città. Chi per snobberia si estranea, chi invece partecipa, cioè, la città è tutta coinvolta intorno a questa giornata. Quindi noi abbiamo voluto riprendere questi elementi che sono la condivisione, cioè la rete, quindi la partecipazione, il tema dell'identità e in qualche modo anche il tema del trasporto, perché uno degli obiettivi è quello di trasportare questa cultura che diciamo fa parte della tradizione ma che si sta in qualche modo riprendendo, anche rinnovando, di trasportarla oltre le mura ma anche oltre il tempo, anche nel tempo. Il progetto ha avuto una sua concretizzazione nel special cooking che abbiamo fatto e che in qualche modo ha visto protagonisti i vari operatori, produttori, ristoratori che sono elencati sia nei roll-up che avete visto in italiano e in inglese, sia nelle locandine e nella cartellina stampa. Quello è come abbiamo sempre detto, quello è un primo passo. È un primo passo perché non può finire lì, nel senso, se no non avrebbe neanche senso e tutto sommato forse non ci avremmo neanche messo l'impegno che poi ci abbiamo messo tutti quanti. Io individuavo per una prosecuzione sia dei sapori del rito sia della rete in qualche modo, di questa iniziativa, due possibilità per quanto riguarda proprio i sapori del rito, e questa la rivolgo poi a voi come proposta, poi chi vuole può aderire, eccetera. Noi abbiamo anche fatto delle vetrofanie perché questo progetto, i sapori del rito, in qualche modo è anche una sorta di percorso. Di percorso alla scoperta della città, alla scoperta della Cruscia attraverso i suoi sapori. Le ricette che abbiamo preso a prestito dallo studio che ha fatto Italo Arieti sono un esempio di come si può in qualche modo rappresentare la nostra tradizione gastronomica e sono un piccolo nucleo, una piccola proposta che può essere ovviamente cambiata e arricchita e modificata. Però potrebbe all'interno delle carte dei diversi ristoranti o bar o enoteche avere un suo spazio piccolo o grande che si voglia, ma usare anche il logo, i sapori del rito, per proporre un approfondimento, un piccolo focus su quelli che sono i sapori, la cultura della tradizione culinaria familiare, della tradizione gastronomica familiare, che poi è quella povera, è quella molto povera, legata a prodotti quasi essenziali. L'altra ipotesi che può procedere tranquillamente di pari passo con questa è quella di prevedere una sorta di apericena, aperitivo itinerante, per cui chi vuole può, sotto anche il marchio, il logo, il sapore del rito, proporre un piccolo assaggio, un piccolo cicchetto di un piatto, di uno dei piatti, caratterizzandolo come un piatto della tradizione, come un piatto povero della tradizione della Tuscia, preferibilmente anche citando esplicitamente lo studio di Italo Arieti, che comunque è l'unico studioso delle tradizioni materiali culinarie e gastronomiche della nostra provincia, insieme a un bicchiere di vino. Quindi pensare a una sorta di passeggiata per Viterbo dove gustare 2, 3, 4 assaggi, 4 cicchetti e assaggiare 2, 3, 4 bicchieri di vino e così farsi una passeggiata. Che è una la passeggiata diventa più morbida, che è un'idea che forse magari per i viterbesi meno allettante, nel senso che c'è un uso e una consuetudine diversa con la città, ma forse per un turista invece più divertente.
Queste comunque sono le due cose che poi si possono discutere, valutare, eccetera. Dopodiché, questo è i sapori del rito, ma parlando con i produttori, con i protagonisti di quella che è stata la serata, i sapori del rito, è venuta fuori un grande desiderio di fare rete, cioè di stare insieme, di avere un luogo, un contenitore che in qualche modo facesse da raccordo tra le esigenze di tutti. Probabilmente ci hanno provato molti, o molti hanno tentato di fare cose simili. Noi vorremmo provarci ancora, vorremmo in qualche modo tentare una strada per fare rete, proponendo a voi e ai vostri colleghi, a chi vuole, di partecipare a un'associazione, che è un'associazione di produttori e di operatori dell'enogastronomia, che ha come obiettivo semplicemente quello di confrontarsi, di scambiarsi, di scambiarsi sia i prodotti, sia le conoscenze, sia le esigenze, sia le speranze, sia gli obiettivi. E da questa associazione proporne un'altra che sia ad un gradino sopra e che segua un po' il modello dell'associazione Civita e che veda insieme questa associazione di produttori, che è una sorta di associazione di base del mondo della produzione, allo stesso tavolo con comuni, comuni di Viterbo, ma anche altri comuni interessati in maniera particolare dalla produzione sia enologica sia agroalimentare, la Camera di Commercio, che ha un ruolo importante per quanto riguarda la programmazione, la progettazione, la strategia, specialmente nella ricerca di mercati, l'Arsial, che a livello regionale è un soggetto molto importante e sempre più importante, la Fondazione Carimit che ci ospita, che anch'essa, pur essendo adesso in qualche modo sganciata dalla Carimit Banca, però ha sempre avuto e vuole continuare a giocare un ruolo importante per quanto riguarda la cultura, la cultura, la proposta culturale in questo territorio. Quindi queste sono le proposte che noi in qualche modo facciamo per continuare l'esperienza dei sapori del rito. Sono due proposte che non hanno nessun tipo di costo, non costano nulla a nessuno, costano soltanto l'impegno di la volontà di confrontarsi, di stare insieme, perché io ritengo che parlando prima anche con De Simone, ci sono aziende, ci sono anche già reti di impresa che operano sul territorio. Io penso che sia il caso di raccordare gli sforzi di tutti, di metterli insieme e di capire come si possa insieme, ognuno secondo le sue esigenze, secondo le sue aspirazioni, secondo le sue strategie, ma fare rete e utilizzare al massimo e al meglio i finanziamenti che a questo proposito sono a disposizione dei cittadini e degli imprenditori. Io ritengo che le tre direttrici fondamentali su cui agire possano essere, a livello di grandi schemi, possano essere: uno, la ricerca di spazi di mercato, sia interni sia esterni. E qui ci sono una serie di possibilità di intercettare ritengo, poi c'è chi sta più al dentro di me in questo terreno, però c'è la possibilità di intercettare finanziamenti che puntano anche allo scambio tra diversi produttori, tra diversi territori a livello europeo, per trovare delle linee di scambio, per trovare anche dei mercati diversi per ognuno, per ciascuno. L'altro terreno è il miglioramento della produzione, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. E qui ritengo che sia fondamentale il ruolo
di una delle istituzioni più preziose che abbiamo nel nostro territorio, che è l'Università della Tuscia, che già ha fatto, diverse cose. Per esempio l'esempio del coniglio leprino verde di Viterbo è una di queste piccole chicche che sono un vero fiore all'occhiello, non soltanto viterbese ma italiano. Mi sembra che sia l'unica razza riconosciuta, l'unica razza pura di coniglio italiano, e ha un sistema di allevamento di produzione particolare che permette sia il benessere dell'animale e sia il benessere di chi se lo mangerà poi. Questa è una cosa, un altro terreno su cui io penso che si debba lavorare, perché c'è un interesse enorme da parte del mercato che abbiamo riscontrato negli ultimi periodi, è quello delle carote viola di Viterbo. C'è Massimiliano Poli che ci ha aiutato, che è un agronomo che ci ha aiutato nel reperimento di questo prodotto per la sera del 3 settembre, ma già una serie di commercianti, una serie di reti hanno già mostrato un interesse enorme per questo prodotto. Quindi anche questo, per esempio, è una delle cose su cui io credo che si possa e si debba lavorare. Per citarne solo due, insomma ce ne sono tante. Altro terreno è quello del biologico, del biodinamico, è quello del miglioramento delle produzioni. Insomma, ci sono una serie di terreni su cui credo che una parte di voi abbia interesse a impegnarsi a lavorare. Quindi si tratta di studiare, di vedere quali sono le cose che mettono insieme le diverse realtà e lavorarci sopra. Penso che su questi terreni le istituzioni, il Comune, la Camera di Commercio vi possono aiutare, e niente, quindi, come dire, il dibattito è aperto, nel senso che io forse passerei la parola al professor Ronchi, che ci dà il suo punto di vista e ci illumina un pochino per quanto riguarda l'aspetto più tecnico, più scientifico, e soprattutto ci dice anche, spero, cosa concretamente possiamo fare subito, si può fare subito anche grazie all'esperienza dell'Università della Tuscia. Grazie Stefano. In quanto a illuminazione mi pare che adesso le cose possiamo andare meglio. Peraltro vi invito a restare perché abbiamo un video che festeggia il nostro evento del 3, quindi chi lo vuol vedere deve aspettare che cala il sole. Allora, basterebbe spostare... Va bene, adesso stasera andiamo avanti. Innanzitutto ti ringrazio per questo invito. Io ho letto con grande interesse il documento che è stato prodotto sui sapori del rito e trovo che insomma l'iniziativa sostenuta fortemente anche dal Comune di Viterbo sia meritevole di una grande attenzione, ma lascerei una risposta alla tua domanda quasi per ultimo. Invece io ho nel frugare tra la documentazione disponibile su questo tema della tradizione gastronomica di Viterbo e nel Lazio, ho scoperto con un certo interesse un documento che è stato prodotto dalla Regione Lazio un po' di tempo fa, ma insomma è uno studio abbastanza interessante che parla di identità e tradizione gastronomica nel Lazio, che va a scavare su ricette, testimonianze e così via. E in questo documento, che purtroppo non ha avuto un aggiornamento, insomma è stato uno studio molto interessante, un bel approfondimento anche di carattere storico e non solo, sulla tradizione gastronomica del Lazio, si comincia e c'è una riflessione molto interessante di uno storico sul fatto che purtroppo la tradizione gastronomica spesso non è considerata con grande attenzione da chi si occupa di storia, e in particolare non si va a indirizzare bene gli studi, fatta eccezione, si parlava prima di Arieti così come di altri, di quelli che sono un po' gli studiosi locali, ma la storiografia ufficiale raramente va a considerare con una certa attenzione, perché
sembra che non la consideri come un qualcosa di degna di essere sottoposta a indagini colte. No, non va, insomma, la storiografia in generale a studiare con attenzione quelle che è l'insieme, quello che è l'insieme delle tradizioni culinarie, e quindi anche con questo la storia delle popolazioni. Ed è successo anche che a un certo punto della nostra storia recente, nell'immediato secondo dopoguerra, tra gli anni 60 e gli anni 70, c'è stato a un certo punto un blackout su quello che, insomma, noi possiamo considerare, Stefano, l'insieme, la cultura della tradizione gastronomica, perché tra gli anni 60 e gli anni 70 c'è stata, per una serie di ragioni, una grande crisi di tutto questo. Insomma, un po' lo spopolamento delle campagne, un po' i cambiamenti anche dell'occupazione femminile in particolare, la voglia anche di urbanizzazione, si è perso per un periodo piuttosto lungo un insieme di straordinario di cultura rurale in generale, ivi compreso anche quello che era tutta una grande eredità di tradizioni, di ricette, e molte di queste purtroppo si sono perse. E sarebbe molto interessante scavare un po' e cercare di comprendere meglio quello che è successo in quegli anni. Sta di fatto poi che abbiamo in tempi più recenti riscoperto, attraverso una grande effervescenza di sagre, di manifestazioni, eccetera, insomma, l'elenco delle sagre nel Lazio è davvero straordinario, molto molto ricco e variopinto, potremmo dire. E allora alcuni studiosi hanno cercato anche di comprendere cosa rappresentano queste sagre e cosa proiettano, soprattutto vanno ad offrire ai cittadini, ai curiosi. Insomma, sindaco, buonasera. Sindaco, intanto ho ringraziato per questo invito, e allora ho scavato in un vecchio documento che è stato prodotto dalla Regione Lazio, Identità e Tradizione Gastronomica nel Lazio, che insomma prende in esame un po' quella che è l'evoluzione recente della cultura in questo ambito, e tra l'altro fa un'analisi abbastanza attenta delle sagre gastronomiche del Lazio, numerosissime, e va, insomma, con grande serietà a considerare cosa rappresentano queste sagre, e con, insomma, una certa sorpresa, ma poi, insomma, chi le frequenta non sarà poi sorpreso così tanto, e si scopre che queste sagre spesso presentano degli elementi che poco hanno a che vedere con la vera tradizione e cultura enogastronomica di un determinato territorio, e vanno invece a proporre, insomma, anche con una certa sportività, delle cose che veramente sono del tutto estranee. Ora, noi potremmo comunque accettarle con un po' di larghezza di vedute, ma certamente non possiamo considerare queste, non potremmo, almeno in alcuni casi, considerare queste manifestazioni come un qualcosa che veramente possa essere uno specchio fedele di quella che è la cultura enogastronomica di un determinato territorio. E d'altra parte, se si va a vedere anche cosa rappresentano in termini di offerta, cosa rappresenta quella moltitudine di aziende agroturistiche, insomma, quelle aziende che si occupano di turismo, di ospitalità rurale, beh, si scopre con grande sorpresa, vorrei dire, a cominciare dalle marmellate, che non sono certamente le marmellate fatte in casa o le marmellate, insomma, con frutta tipica molto spesso quello che potrebbe essere una grande occasione per proiettare al turista l'identità più vera della cultura gastronomica di un territorio, insomma, si traduce in un mero affare commerciale. E allora io credo che questa sia davvero un'occasione straordinaria per ripensare seriamente anche al ruolo che le sagre, se vogliamo, d'altra parte con un coinvolgimento così ampio di comuni, Arsial, Camere di Commercio, perché no,
voglio dire, una riflessione sul significato che le sagre possono avere in questo contesto si potrebbe fare, così come anche il ruolo dei musei e anche la professionalità di chi gestisce attività di turismo rurale. Ma voglio adesso, siccome il tuo invito era in questa direzione, voglio invece dare un'idea di quello che l'Università della Tuscia, in particolare la Facoltà di Agraria, un'idea, per carità, ha fatto in questi 40 e oltre anni, anche 80 qualcosa, insomma, un po' di meno, della sua vita, e si è avviata l'Università della Tuscia con la Facoltà di Agraria, insomma, ha rappresentato e rappresenta ancora il punto di forza. Allora, in alcuni settori io credo che il contributo sia stato davvero importante. Voglio non mettere al primo posto, ma lo dirò in seguito, le produzioni di origine animale, ma parlerò invece dell'olivicoltura, dell'olio dell'olivicoltura, e su questo mi sento di dire, perché ho potuto verificare direttamente anche con delle iniziative che abbiamo fatto quando ero alla direzione dell'azienda agraria, ma anche in occasione della mia pur breve presidenza della facoltà, a cominciare da un grande studio sulla genetica. Noi oggi stiamo concludendo un grande studio nazionale sul genoma dell'olivo. Io credo che non sia poca cosa il fatto che Viterbo sia coordinatrice di questo ambizioso progetto sul genoma dell'olivo, che va a rivedere tante cose, che va non semplicemente a studiare la biodiversità, ma a comprendere qual è l'utilità di questa ampia dotazione di biodiversità per migliorare sempre di più, e insomma per evitare anche che la concorrenza piuttosto forte di alcuni paesi europei e non solo possa mettere in crisi uno dei grandi punti di forza del nostro paese e di Viterbo in particolare, e quindi i metodi di coltivazione, perché no la potatura, la difesa nei confronti di alcuni patogeni, ma la tecnica monitoria. Vedo qui Diana De Santis, anche quello che è stato fatto per gli aspetti di qualità, di analisi sensoriale, cose che hanno permesso anche di far crescere un po' la struttura individuale per apprezzare le qualità straordinarie di questo prodotto, che tra l'altro, al di là dei fattori diciamo di carattere sensoriale, presenta anche delle caratteristiche biomediche davvero meritevoli di grandi approfondimenti, e su questo si sta lavorando, come si sta lavorando però anche su prodotti di origine animale, sia sulla sicurezza che sulla qualità. In poche battute io vorrei dirvi che le parole chiave di questo immenso lavoro che si sta facendo sono il benessere animale come molla fondamentale per la sostenibilità delle imprese, ma anche il benessere animale come qualcosa che è diretto fortemente al benessere dell'uomo, che deve essere sempre considerato il principale punto di riferimento. Allora, io credo che questa iniziativa abbia una valenza culturale straordinaria, e l'università deve essere molto attenta e, secondo i limiti del possibile, fornire il proprio supporto perché possa avere il pieno successo. L'università, per quelli che possono essere momenti di ricerca e quindi i progetti conseguenti, che molti già se ne potrebbero individuare, così come il trasferimento e il coinvolgimento anche nelle scuole, a cominciare dalla formazione primaria, perché lì che si formano le coscienze, le sensibilità, tra l'altro una possibilità straordinaria attraverso le scuole, attraverso i giovani, di influire sulle famiglie, perché no? Perché molto di quello che i ragazzini, anche in giovane età, ricevono a scuola, lo trasferiscono, lo possono diffondere anche nelle loro case. E io ritengo anche che l'aspetto museale vada tenuto in giusta considerazione, così come anche quell'insieme di itinerari che qualche volta vedo un po' zoppicanti, cioè voglio dire un po' incompiuti. Ci sono dei cartelli, però non si sa dove portano questi cartelli, e forse insomma conviene dare un qualcosa di più compiuto a tutte queste iniziative, e
insomma, visto che questo studio l'aveva chiaramente messo in evidenza, forse anche rivisitare quell'insieme di sagre che insomma prosperano e sono molto diffuse nel nostro territorio, talvolta con un senso che ritengo possa essere considerato discutibile. Grazie. Devo dire che l'intervento di Bruno Ronchi ci ha comunque portato direttamente al centro dei temi che in qualche modo riguardano, interessano questo mondo, questo terreno. Intanto salutiamo il sindaco che è arrivato e volevo... Sì, che era alle 5. Sì, infatti era alle 5, ma avete scritto alle 16. Io riassumo brevissimamente per il sindaco, perché poi sarà uno degli interlocutori principali, quello che in qualche modo avevo proposto all'inizio. Poi ripeto, apriamo anche il dibattito, penso anche forse Angelo e Felice vorranno intervenire. La proposta era di continuare i Sapori del Rito come appuntamenti nei ristoranti, per chi vuole cogliere questa opportunità, e quindi di presentare una pagina, insomma quello che è, però sotto questo logo, questo marchio che identifica la cultura enogastronomica popolare, tradizionale, della quale ad avere un tavolo di confronto e di raccordo per cercare di intercettare le varie tematiche che ricordava anche il professor Ronchi, che riguardano sia la tradizione, sia la storia, ma sia il futuro della gastronomia di questa zona. Sindaco, passerai la parola. Ha già parlato l'assessore. L'assessore Barelli ha già parlato. Sì. Barelli. Ho sentito per telefono che stava dormendo. Era di ritorno, vabbè, niente. Io vi ringrazio, scusate ovviamente il ritardo. E beh, insomma, era così un'informazione non esatta. Va bene. Detto questo, io innanzitutto ringrazio Stefano, ringrazio il professor Ronchi, che insomma vecchia in termini ovviamente di età, insomma, vecchia gloria della nostra università, e ringrazio l'Università della Tuscia, perché mi immagino che cosa avremmo fatto senza la Tuscia, forse poco, forse molto meno, forse niente, non lo so. Non credo che il merito sia tutto della Tuscia, però ovviamente la Tuscia, l'Università della Tuscia, in modo particolare la Facoltà di Agraria, e direi in parte anche beni culturali, anche se ha avuto forse un pochino meno fortuna, però credo che l'Università abbia contribuito molto a sviluppare questo senso di attaccamento alle radici anche enogastronomiche, culturali, agricole, agroalimentari e così via. Credo ha fatto una grossissima parte. Non era facile per Viterbo, ci avete messo un po', non per demerito vostro, probabilmente la città è una città che stenta un po' al cambiamento, almeno in passato, oggi secondo me i cambiamenti sono molto più rapidi, però effettivamente credo che possiamo senz'altro considerarci una città molto fortunata per un'università che sta nella nostra città, che si chiama Università della Tuscia e che quindi accredita molte di quelle cose che facciamo anche sotto il profilo scientifico. Ho fatto questa premessa non tanto perché voglio ringraziare e basta, ma anche perché credo che quello che noi abbiamo fatto, quello che ha fatto Stefano, sia un fatto culturale. E credo che considerare un fatto culturale, secondo me, facciamo veramente bene al territorio. Perché per tutto lo è cultura, il mangiare è cultura, lo dice Farinetti, lo confermo io, che ovviamente sono molto meno di Farinetti, e credo che mangiare bene, mangiare secondo la cultura, in maniera sobria, non in maniera edonistica, significa secondo me assaporare una parte della nostra storia, della nostra cultura, che è indubbiamente uno di quei valori che devono essere sempre più considerati, perché sono quelli che ci contraddistinguono e che fanno sì di avere un mercato di interesse sul nostro territorio. Quindi vedete, è un discorso economico quello che faccio, che parte dalla cultura. Ovviamente i beni culturali sono di natura materiale, questo insomma può essere un bene culturale, un'architettura industriale recuperata, è un bene materiale, così come abbiamo il Palazzo Papale, così come abbiamo altri monumenti. Poi abbiamo dei beni di natura esperienziale, beni culturali di natura esperienziale. Il mangiare, per parlare prima dell'olio, no? Come si
come si arriva alla produzione dell'olio, dall'oliva all'olio, dall'uva al vino, dal, non so, la confettura di sciroppata piuttosto che di altra natura, ma insomma ci sono, secondo me, dei beni culturali e esperienziali che fanno riferimento proprio alla storia di un territorio, di una città, di una cultura, che si tramandano spesso, sono tramandati anche per, senza scritte, senza scritture, senza libri, senza testi, ma che comunque rappresentano un valore indubbiamente fatto di esperienze, che arrivano fino a noi e secondo me hanno il giusto diritto di essere tramandate anche con una certa vivacità, nel senso con una certa, come posso dire, reinterpretazione se serve, ma comunque non soltanto in maniera nostalgica. Io premetto che non sono un nostalgico, faccio l'imprenditore, per cui l'imprenditore che è nostalgico secondo me c'ha mezza tomba scavata, quindi dico le cose perché ci credo. L'altro aspetto sono i cosiddetti beni culturali simbolici. Beni simbolici sono quelli che, diciamo, hanno un simbolo e che possono rappresentare, nel caso specifico a cui mi riferisco oggi, mangiare bene, mangiare in maniera salutistica se serve, in un posto dove c'ho un territorio incontaminato, dove c'ho un paesaggio altrettanto bello. Il paesaggio è fatto dall'uomo, e quindi in questo modo quello che io faccio, che ovviamente mangiare è insomma una cosa bella che dà piacere, lo faccio in un contesto che rappresenta anche un certo simbolismo del saper vivere, un po' il modo di vivere nostro, mediterraneo, direi italiano, forse occidentale, non tanto, forse più italiano. E questo secondo me è ugualmente un bene culturale simbolico. Ovviamente sono anche beni culturali di moda, insomma oggi ci può essere una cucina che può essere quella giapponese, può essere anche in parte, un po' di esagerazione a volte c'è sull'aspetto enologico, magari che tutti vogliamo essere esperti, tu lo sei, io magari non sono come te assolutamente, però a volte nella moda riesce anche a trascinare certe situazioni, insomma, dove ognuno cerca di essere più professionale possibile, ovviamente con i limiti che c'ha ognuno di noi per l'attività, per la professionalità. Allora, io credo che, bene o male, questi aspetti di cui ho parlato e che si riferiscono a quella che è normalmente la cultura, sotto ogni punto di vista, dal museo al monumento, alla piazza, alla fontana, quello che è ovviamente il paesaggio della Val d'Orcia piuttosto che della Tuscia, piuttosto delle piantate di oliveto di Canino, che noi abbiamo anche dei paesaggi storici che hanno qualche secolo e che rappresentano una caratteristica del nostro territorio, insomma gli oliveti, alcune zone della nostra provincia hanno degli oliveti splendidi, fatti anche con tecniche di piantumazione di quegli anni, fine 800, addirittura prima dell'800, e che quindi quelli sono dei paesaggi importanti. Paesaggi dei Cimini, che anche quello è un paesaggio antropizzato, ma è un paesaggio che comunque, dove le nocciole costituiscono un paesaggio, non è un paesaggio invasivo. E quindi credo che anche in questo caso il paesaggio fa da contesto al saper vivere, al vivere bene. C'è ovviamente l'enogastronomia. Ovviamente noi l'abbiamo fatta da padroni perché abbiamo sviluppato, grazie appunto all'apporto di persone competenti e soprattutto anche all'apporto di tante attività che sono qui presenti, che a vario titolo hanno partecipato, abbiamo tirato fuori un menù originale dove c'è tutto quello che ho detto, più o meno marcato, ma insomma c'è tutto quello che ho detto. E quindi questo secondo me significa fare la cultura. E fare la cultura in questa città, che è una città che vuole diventare una città turistica, di interesse turistico, non di interesse mordi e fuggi, ma di interesse insomma che possa poi smuovere la passione o che comunque sia vada incontro alle passioni che uno vuole riversare in una visita della nostra città. Ecco, tutto questo secondo me, quello che è stato fatto, va a completare questo paniere di offerta che la nostra città oggi riesce ad offrire più di prima. Allora io credo, Stefano, che noi dobbiamo continuare in un coinvolgimento, perché vedete, noi abbiamo, voi più che il sottoscritto, ma insomma l'amministrazione ce la dobbiamo mettere, noi abbiamo fatto una cosa diversa rispetto agli anni passati, abbiamo aperto una strada,
Mi auguro che questa strada, e quindi abbiamo in sostanza anche scanato qualche breccia, insomma, lo dico la verità, inizialmente avevamo paura a farla, il risultato chissà se piace, non piace, sono sapori diversi dal normale, insomma, poi, però un po' di intraprendenza c'è stata. Allora noi abbiamo aperto una strada, ora questa strada bisogna continuarla, perché i sapori del rito possono essere benissimo un qualche cosa, un'offerta che noi vogliamo magari dare a quei turisti che verranno nel periodo di Natale, nel periodo di Santa Rosa, Natale magari quando faremo le solite mostre natalizie, tutte quelle occasioni dove c'è un turismo, io non voglio dire di qualità, ma un turismo appassionato che sceglie di venire a Viterbo e quindi scegliendo di venire a Viterbo sceglie questo modello di città e di territorio e di vivibilità. Ecco, questo turista appassionato è giusto che abbia anche un'offerta che faccia riferimento a livello nazionale, che faccia riferimento a qualche cosa di livello. Io credo che Sapore del Rito ha rappresentato un menù di livello. Soprattutto poi mi fa piacere che ci siano stati dei grandi, dei numeri importanti di collaboratori che hanno partecipato, hanno aderito, anzi con grande risultato. Io ho fatto complimenti a varie persone, sia prima dell'iniziativa che dopo, perché effettivamente hanno scelto di fare una cosa nuova. E quando si fanno le cose nuove, insomma, se le cose vanno bene, bisogna fare complimenti a tutti quelli che partecipano a questo processo di innovazione. L'università svolge anche in questo ruolo importante perché accredita anche scientificamente quello che noi facciamo. Io l'ho detto prima, non sono nostalgico, non mi va di rivedere le cose con gli occhi del passato, mi va di guardare avanti. L'università ci consente di guardare avanti con un'idea sempre innovativa, migliorativa, sotto il profilo della qualità, sotto il profilo delle produzioni, sotto il profilo delle trasformazioni, e credo che sia questo il senso che dà un carattere di grande ottimismo a questa città, dà un senso di grande ottimismo. E guardate, io sono sempre molto prudente, e voglio essere prudente anche questa volta, un pochino meno però, i dati del turismo di Viterbo, che sono dati che vengono censiti grazie maledettamente, però sempre pure quella, ad una tassa, che è la tassa di soggiorno, danno dei risultati eccezionali, dei risultati che fanno sì di sapere che questa città in 4 mesi hanno dormito 72.000 persone, quelle registrate, poi se ha dormito qualcuno che non si è registrato non lo so, però quelle registrate hanno dato un numero sorprendente. Ci mancano ancora 4 mesi per finire l'anno, ci manca settembre, ottobre. No, comune, un comune che reinveste quello che incassa dai turisti per l'attività turistica. Però questo voglio dire, serve ad aprire, poi insomma Viterbo ci state voi come ci sto io vado in giro, insomma parcheggio, poi vado in comune, vedo turisti, vedo gruppi, pellegrini, non pellegrini, gente con lo zaino, gente giovane, anziana, insomma di tutti i tipi, io la vedo come la vedete voi. Quindi è una città che sta venendo fuori, secondo me, da un sopore, insomma, che un po' così ci aveva un po' addormentato tutti. Forse sarà la crisi, forse sarà anche un po' questa amministrazione che secondo me vuole guardare veramente per lasciare un segno di cambiamento. Poi qualche altro magari riuscirà a fare meglio di noi, non lo metto in dubbio, però insomma l'importante secondo me è dare il senso e la necessità del cambiamento. Io credo che questo sia il momento in cui occorre investire con le idee, con le iniziative, con l'intraprendenza che ci hanno gli amici di Viterbo, gli imprenditori di Viterbo, e ce ne sono tanti, piccoli soprattutto, che vogliono cambiare, vogliono investire, grazie ai giovani che stanno facendo la loro parte. Ecco, questo è il momento, secondo me, in cui dobbiamo dimostrare che questo territorio è ancora un territorio da scoprire, non è stato scoperto, è da scoprire. E il fatto che sia da scoprire lo rende particolarmente affascinante. Facciamo insieme questa scommessa, noi vogliamo stare dalla parte di chi rischia e accetta la sfida. Vogliamo stare con voi. Tanti auguri a tutti. Grazie. A questo punto ce la facciamo a vedere. Abbiamo il video della serata. Io purtroppo vado a abbandonare, vado in comune. Buon lavoro anche a voi, grazie. Forse possiamo vedere il video, ci dicono i tecnici. Ci proviamo, magari. Tanto io una piccola cosa che chiaramente
molti di voi ci conosciamo, abbiamo fatto progetti insieme, abbiamo lavorato insieme, poi ci siamo persi per strada, ci siamo divisi, ma comunque come vedo poi siamo qua tutti insieme, perché poi fortunatamente tutti cresciamo professionalmente e con il lavoro. Quello che io chiedo e che poi vi informeremo è sulle prossime date, perché poi questa rete o questa associazione, come dice Stefano, noi la faremo partire per davvero, e quindi questa volta spero che tutti presenti e con altri facciamo una rete vera, non la rete di imprese, quella che serve per prendere fondi, per attingere a soldi, che come abbiamo visto nessuna ci ha avuto un buon fine, ma una rete di 100-150 produttori del Viterbese che tutti insieme possiamo confrontarci, incontrarci, e fare progetti, condividere e crescere anche grazie all'università e alle istituzioni, e andare avanti nel lavoro che abbiamo fatto finora. Ecco, questa è l'importanza di questo progetto e quello che io mi auguro che succeda. Quindi fra un po' comunicheremo altre date in cui ci incontreremo, e dalla prossima data io spero che partiamo veramente con questa associazione e con questa rete. Adesso dici qualcosa felice, a me lo chiudiamo e apriamo il dibattito come dice Ernesto. Quindi noi ci siamo visti, è finito un ciclo che è quello dei sapori del rito, ma in realtà nasce un altro e per noi è importante, quindi abbiamo ringraziato le istituzioni come era giusto che fosse per averci dato questo spunto e questo progetto iniziale. L'università perché è fondamentale, ha cresciuto uno come me, quindi è fondamentale che ha creato anche persone che adesso gestiscono, propongono progetti importanti, ma soprattutto vanno ringraziati i produttori vanno ringraziati nei confronti anche da parte delle istituzioni, dovrebbero essere ringraziati per un semplice motivo: ringrazio Stefano ed Angelo personalmente perché hanno creduto con me in un progetto, e i produttori, perché questi produttori sono parte integrante del progetto, sono produttori, coproduttori e copartecipanti, ovvero in realtà abbiamo fatto la storia. Michelini ha accennato un discorso che è stata spianata una strada, noi come produttori abbiamo fatto una storia, abbiamo segnato che l'enogastronomia va dalla produzione fino anche al trasmettere, tagliando un formaggio, servendo un bicchiere di vino, al cliente, quello che è il territorio. Quindi per noi il concetto che dietro un prodotto, in realtà non c'è un prodotto finito, c'è un territorio, ci sono delle emozioni, ci sono i produttori non fanno solo il prodotto, rappresentano il territorio e una storia culturale. Quindi per noi, da oggi in poi, con questa associazione di rete o con il gruppo di produttori che andremo avanti con questa idea, è quello proprio di affrontare questo discorso. Non siamo solo produttori, ma siamo anche testimoni di una cultura, di un sapere, di un sapore, di un territorio, e questo è il valore aggiunto che potremmo dare in un contesto di promozione culturale e enogastronomica del territorio. Quindi il grazie va alle istituzioni, ma soprattutto a tutti noi che abbiamo fatto questo tipo. Quindi possiamo, sì, vai. Allora, veniamo già alla scuseria naturale, le cose buone, e prodotto dell'Università della Tuscia, della Facoltà di Agraria. E mi ricollego un po' a tutti i discorsi che sono stati fatti fino ad ora, e prima di tutto mi piace molto l'idea dell'aperitivo itinerante, e credo però che Viterbo abbia veramente bisogno di un segnale forte e quindi di muovere numeri grandi. Mentre parlavate non ho potuto fare a meno di perdermi un po' i discorsi per osservare questa struttura. Viterbo ha delle strutture molto belle, abbiamo parlato delle sagre, sono stata domenica e l'altro ieri alla Sagra delle Castagne con il mio stand. Quello che ho potuto notare è che le sagre sono un po' svilenti, no? Nel senso che i prodotti che si portano spesso non ricevono l'attenzione adeguata, proprio perché magari sono mischiate, cioè i propri prodotti vengono mischiati ad altri mille molto più industriali. Allora io l'ho detto lì, è una cosa un po' forte, diciamo. Questa struttura mi ricorda la stazione Leopolda, dove a Firenze si fa dei listi. Visto che questo Palexpo esiste, io vorrei lanciare una sfida a Stefano, che possa organizzare qui un evento, un mercato.
un evento gastronomico, ma con una rilevanza importante, non una sagra. Cioè, io non voglio più sentir parlare di sagre, perché le sagre sono belle, ma non attirano forse il turismo enogastronomico che cercano i produttori che sono presenti qui. Poi approfitto di questo stesso che siamo in tanti e visto che è presente anche l'Università della Tuscia, io un po' di tempo, qualche anno fa, 2 anni fa circa, avevo parlato con l'assessore Valeri perché gli avevo fatto una proposta che lei aveva accettato e poi è un po' morta anche per colpa mia perché non ho avuto tempo di portarla avanti. Cioè quella di istituire dei distributori automatici con prodotti a chilometro zero, con prodotti del territorio. E, non so, ci sono yogurt, yogurt alla frutta, noi possiamo produrre dolci, non so, carota, viola essiccata, messa in atmosfera controllata. Io non conosco poi i prodotti di tutti, però l'ho proposto. E io l'avevo proposto per le scuole primarie perché mi piaceva l'idea di cominciare a creare, no? Un'idea di enogastronomia già nel bambino, ma forse a questo punto ci conviene cominciare dall'adulto, quindi dall'università, poi magari scendere. Grazie. Passo avanti perché mi dare le spalle non mi va. Allora, l'intervento mio è... No, cioè, penso non ci sia bisogno del microfono, no. Penso si sente. L'intervento mio è un intervento che, questo me lo nascondo un attimo indietro, perché se no si perde la sorpresa, per innanzitutto ringraziare Stefano, Felice e Angelo per l'iniziativa che hanno messo in piedi per Santa Rosa, un'iniziativa che a noi ristoratori ci ha coinvolto appassionatamente sin dall'inizio. Abbiamo partecipato appunto con entusiasmo a quella che era la realizzazione di una ricetta normalmente tradizionale, povera e diciamo presa da italarieti, ma naturalmente ricetta che 99 su 100 viene trovata all'interno dei nostri locali su Viterbo, perché nel caso mio ho realizzato la zuppa di cece e castagne, è una zuppa che io faccio diciamo sempre, quindi non mi è venuto difficile realizzarla per quella sera, però comunque tutti gli altri, diciamo, ristoranti hanno realizzato un piatto del territorio creando cosa? Creando praticamente quella che è la famosa cultura enogastronomica che qui da noi manca. Quindi un altro obiettivo che i Sapori del Rito secondo me devono puntare ad ottenere è quello appunto di creare cultura nel consumatore e creare cultura soprattutto nel ristoratore, e lo dico con cognizione di causa perché ancora oggi, anno domini 2015, ci sono colleghi miei che hanno il Morellino di Scanzano come vino della casa appoggiato sul tavolo, o l'olio toscano, umbro, si sa dove, sul tavolo come olio della casa. Queste cose secondo me nel 2015 non sono più tollerabili. Allora, se si va in Toscana non c'è verso di bere vino che è un vino al di fuori della Toscana. Allora devo capire perché da noi non ci si riesce a livello culturale a far promozione dei vini della nostra terra. Poi dopo si dà la scelta di bere qualsiasi cosa, ma almeno nella promozione, nella presentazione, quello deve essere il primo passaggio. Sulla questione degli oli naturalmente sarebbe il dibattito, penso, di 1 ora e 15, 1 ora e mezza, quindi evitiamo di aprirlo, però pure lì c'è naturalmente tanta educazione ai ristoratori da fare. Me per primo, non è che voglio fare assolutamente il saccente, però comunque c'è un percorso che è iniziato, si vede nella città di Viterbo e nella provincia di Viterbo che tanti giovani ristoratori attaccati a quelle che sono le tradizioni, le ricette, i prodotti naturalmente del territorio, stanno virando verso un discorso di qualità, verso un discorso di promozione appunto del territorio attraverso il prodotto tipico. Prodotto tipico che io dico subito non è sinonimo di qualità, perché l'ho ridetto già un'altra volta, non è detto che un prodotto perché tipico debba essere un prodotto di qualità. Questa è una cosa che secondo me proprio va assolutamente ribadita, sottolineata e firmata. Un prodotto è tipico e è di qualità quando ha determinate caratteristiche, determinati requisiti nella produzione e nella proprietà appunto del prodotto stesso che lo rendono eccellente.
Io qui davanti vedo Tonino, ma ce ne so, c'è Ciambella, ce ne so tanti dei produttori che per esempio fanno formaggi ottimi e li fanno con passione, con aziende che sono pulite più di casa nostra, con le pecore, le vacche, le capre naturalmente tenute come se fossero, diciamo, dei nostri figli, e quello è l'obiettivo nostro. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di creare questa cultura che naturalmente alcuni di noi naturalmente fanno da anni, però anche nella contaminazione di altri nostri colleghi, e questo è importante. Poi la sorpresa che ti volevo, diciamo, che ti annunciavo prima, il 3 settembre è nato qualcosa di particolare, nel senso che sono entrati in contatto delle realtà e da quella sera poi è partito un piccolo progettino, cioè abbiamo detto mettiamo in pratica quello che è l'obiettivo dei Sapori del Rito, cioè fare rete. Fare rete significa mettere insieme una serie di aziende e cercare di mettere insieme i prodotti che le aziende naturalmente producono per far sì che venga realizzato qualche cosa. Io qui ho l'acqua della vita, non vi faccio vedere per una questione di correttezza degli altri colleghi, no, perché questo è un prototipo. Questo è un macaro semplicissimo, però che è prodotto con una ganache all'aleatico. È una cosa che è stata realizzata da una pasticceria di Viterbo con un'altra azienda di vino che era all'interno, vabbè, l'Etoile di Alice e l'azienda Pacchiarotti, visto che Chicca e Antonella sono entrati in contatto quella sera hanno detto cerchiamo di fare un percorso insieme, insomma, quindi hanno realizzato questa cosa adesso verrà realizzata e venduta nelle varie iniziative che Antonella andrà a fare di promozione del suo vino. Io già mi ho ordinato per il ristorante mio, perché essendo partecipe quella sera è giusto che li aiuto nella commercializzazione. Polozzi ha fatto i biscottini con l'aleatico, utilizzando appunto il vino aleatico. René che sta facendo, e l'olio da mia, giusto, vero, perché nelle ciambelline al vino c'è sia l'aleatico che l'olio da mia. René sta studiando un'altra ricetta, quindi c'è Casantini, sta facendo una pralina sempre con l'aleatico, c'è praticamente una sorta di moto d'orgoglio, adesso che sono fissa con l'aleatico, però siccome l'aleatico è un vino nostro, una DOC nostra, diciamo antica, abbandonata a Gradoli dalla cooperativa che si è persa un po' per strada, quindi stiamo cercando un po' di rilanciarlo, perché come in Toscana si beve il vin santo, a fine pasto da noi secondo me si deve bere un goccetto d'aleatico, e questa deve essere proprio una proposizione che noi ristoratori per primo dobbiamo mettere in pratica. È una cosa piccola, è una cosa sciocca, però questo è quello che crea l'economia. Cioè questo piccolo, no, per me era una provocazione. Questa è una cosa piccola, è una cosa sciocca, voglio dire, ma questo è quello che muove l'economia, perché con una cosa piccola come questa si fanno lavorare quattro aziende, si crea economia, le quattro aziende magari hanno soddisfazione sia dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista morale e di stimolo per il lavoro, e quindi di conseguenza ci mettono ancora più passione, ancora più stimolo nel fare le cose migliori. Quindi diamoci da fare, perché c'è tanto da fare. Noi abbiamo Roma a 80 km, Roma, come sempre dico, è un pozzo di soldi, e noi operatori dobbiamo essere convinti di promuovere questa città innanzitutto a chi ci sta vicino, perché è inutile pensare a Hong Kong, New York, Dubai, andiamo a Roma e proponiamo Viterbo, la provincia di Viterbo a Roma, perché i romani quando nei nostri ristoranti arrivano, fidatevi, si sente, sia a livello di numeri che a livello di cassetto, quindi puntiamo lì e facciamolo prima possibile, e poi dopo tutto il resto verrà da solo. Questi me li porto a casa. Volevo solo sottolineare una cosa. Ringrazio Paolo per la sua concretezza, mi sembra del tutto proprio puntuale e precisa. E poi volevo ringraziare René, perché ha toccato un tasto molto sensibile, specialmente per quanto riguarda questa struttura. In realtà, insomma, non volevo dire nulla, però ci sono dei contatti per cercare un po' di convincere i proprietari, cioè la fondazione Caribit, a sposare un po' il terreno nostro, che è quello dell'enogastronomia intesa come cultura dell'enogastronomia, non soltanto come pure semplice bere e mangiare.
non lo so, vediamo se, tra l'altro questa struttura si presta, penso, in maniera veramente splendida nel, sia come destinazione enogastronomica in una parte, sia come, diciamo, destinazione espositiva, tra l'altro con una possibilità di giro veramente, veramente bello. E quindi vabbè, grazie, grazie René. Un istante solo, c'è, cioè, da Pietro René che voleva intervenire, un istante solo perché Felice voleva, voleva chiudere una mente. Allora, sì, sì, ringraziando René per quello che ha detto, perché questo era il futuro dei, di noi, nel senso, una possibilità di fare qualcosa di nuovo in un posto nuovo, in un modo diverso, come diceva il professore. Quindi la sagra in realtà va anche bene se fatta in un certo modo. Quindi, come vedi, gli argomenti sono comuni e stimolano tutti. Su Paolo, quello che dice Paolo è in realtà il perché siamo nati, Edoardo Alice, la Pacchiarotti, Ferrovivo. Ferrovivo che ha partecipato all'estend, uno stand loro, presentato da me come azienda, siamo noi, cioè in realtà la potenza e la forza nostra è fare innanzitutto dei prodotti di qualità, essere amici per una questione vitale e soprattutto collaborare. Quindi quello che diceva poi Paolo è il senso che abbiamo noi dimostrato sul campo il 3 settembre, educazione, divulgazione di quello che facciamo, una promozione del territorio che rappresentiamo perché diamo anche lavoro a tante altre persone. In che modo? In una forma associativa, che è quello di cui stiamo discutendo adesso. Come? Come una copartecipazione. Quindi tutto quello che è stato fatto nel piccolo Paolo, nel grande tutti insieme il 3, è quello che oggi lanciamo e a breve con un cronoprogramma presenteremo le varie iniziative. Questo era. Quindi grazie a Paolo che ha fatto nel suo piccolo quello per cui ha partecipato nel grande. Perfetto. E all'istituto di me. Scusate, grazie. Tutti Pietro Re, voglio mia, ma sono qua in veste di rappresentante della rete di imprese di Tiramiscia, che è una piccola rete che si è costituita lo scorso anno, con la quale abbiamo iniziato a Pedralla a creare degli eventi che vanno proprio in contrapposizione alle sagre del loro mondo. Quindi noi facciamo degli eventi dove, per dire, nelle cantine si serve solo vino bottigliato, facciamo degli eventi dove nelle cantine si trova sopra il tavolo una bottiglia di olio con il tappo a norma, etichettato a norma, di tutte le aziende locali che vengono invitate in questi eventi. Si cerca di, cioè, trovare delle partnership proprio nelle aziende locali nel reperire le materie prime. Questo è quello che facciamo. Abbiamo fatto l'anno scorso Orgoglio, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare, una, un festival sull'olio di qualità. Torino sì, c'era con noi, e poi abbiamo aiutato la Prologo di Vedrà l'organizzazione di Fiera di Grazia in Cantina, e l'abbiamo fatto lo scorso settembre in Vini. Faccio questa piccola introduzione perché a me mi dicono spesso di essere critico, quindi non voglio smentirmi oggi e voglio fare una nuova critica. Abbiamo creato questi contenitori di qualità, abbiamo fatto dimostrazioni anche con persone importanti nel campo dell'olio, del vino gastronomico, abbiamo creato anche dei contenuti dal punto di vista dello spettacolo, culturale, convegni, incontri. La parte più difficile di fare queste cose è far venire i produttori della Brescia. Questa è una cosa difficilissima. Anche con un piccolo contributo, chiediamo 70 euro, non ci siamo riusciti a trovare 20 produttori della Brescia. Abbiamo chiesto aiuto alla Camera di Commercio, abbiamo inviato email a tutti. Le mail non risponde mai nessuno. Sì, si dice creiamo contenuti di qualità, noi già l'abbiamo creato, li stiamo creando, li continueremo a creare. E la parte difficile è trovare le persone che vengono ad esporre e a presentare i prodotti, perché, come diceva giustamente Felice, il cerchio si chiude quando il produttore che ha prodotto, che sente gli sforzi che ha fatto, spiega al cliente il prodotto. È quel momento che dà un valore aggiunto e crea anche un interesse e può creare una vendita. Sappiamo tutti che i nostri prodotti non sono i più economici sul mercato, quindi sono prodotti che richiedono tanta fatica, tanti sforzi e tanti costi. E escono a un prezzo leggermente superiore dei concorrenti sulle catene che sono. E quindi vanno spiegati, vanno raccontati,
serve la vostra presenza quando si creano queste cose. Io come azienda di oggi partecipo a tutte le iniziative cui organizzano il contorno, cui ritengo interessanti, carini, che abbiano questo profilo. Siamo stati a Ciarcoluce, abbiamo presentato il panettone con la nostra regione d'olivo, abbiamo presentato, abbiamo coinvolto l'azienda Macchiarotti, Ciambellino, Albino, il prodotto con l'olio di posto del burro, abbiamo fatto dei cioccolati solo con l'olio invece del burro. Cerchiamo di proporre i prodotti in un certo modo. Siamo per la collaborazione, cerchiamo la collaborazione dalla presente. Grazie. Se volete parlare al microfono, purtroppo c'è un filo di ritardo. Grazie Pietro, io spero che il contenitore si allarghi sempre di più, perché di questo c'è bisogno anche, cioè di avere un confronto fra tutti quanti, fra tutte le varie esperienze che vanno in questo senso. Certo, certo, beh, ma qui però siamo tutti contenuti, eh? Qui siamo, cioè in questa sala più o meno siamo quasi tutti contenuti, non siete quasi tutti contenuti. Buonasera a tutti, mi dispiace che non ci sia il sindaco e l'assessore, però c'è degnamente rappresentata da ha dato un numero prima il sindaco su quanta gente viene a Viterbo e qua? L'esattezza è 73.000 euro. 73.000 euro, questo è il dato di fine agosto? Praticamente no, di adesso. Ah, quindi mancano ancora altri 2 o 3 mesi, arriveremo a 90.000, 100.000, insomma, ci auguriamo tutti quanti. Beh, io più concentrato tutto settembre e poi adesso insomma, però è un dato di fatto che quella è reale, nel senso quasi reale, perché poi ecco ci sono pure quelli non registrati, però quando io prima del sindaco parlavo di tasso di soggiorno mi rifacevo a questo tipo di dato, insomma, oggettivo, lo vediamo, ci ecco, il dato che è stato dato non è dal mio punto di vista di imprenditore che opera in diversi territori, io opero nel Viterbese, sia Viterbo, Montefiascone, Valtralla, opero in Umbria, opero in Toscana e devo dire che realtà, per darvi un numero, Orvieto lo scorso anno ha fatto 1.200.000 visitatori. Poi probabilmente l'anno in corso rispetto agli anni precedenti Viterbo è un caso di miglioramento di successo, francamente non so i numeri precedenti. Per cui c'è tanto da fare, se voi pensate Orvieto fa 20.000 abitanti, Viterbo ne fa 60.000, quindi c'è una sproporzione assolutamente abissale. Non credo che ci si possa cullare su questi risultati. Però osservando dove opero, che poi è una Tuscia un po' più estesa, non è la Tuscia viterbese, è anche la Tuscia viterbese, ma anche un altro tipo di Tuscia, devo dire che le differenze che noto sostanzialmente, la prima più grossa che noto è sostanzialmente quella che ha evidenziato Pietro Lei prima, che l'aggregazione, il fatto di essere presenti nei momenti di promozione, e questo è un problema non tanto della politica ma degli imprenditori del territorio, è molto difficile. Molto difficile soprattutto quanto c'è da spenderci anche 50 euro. Io l'ho visto, io sono presidente di una rete di imprese e il motto principale per poter aggregare qualcuno era che non si spendeva nulla se non il momento che dovevamo pagare il notaio. Voi capite per quanto possa essere il messaggio che è stato dato, che fare un'associazione non costa nulla, le associazioni che costano nulla vi garantisco non andranno da nessuna parte, quindi ci deve essere la volontà sostanzialmente di chi entra
e vederlo con soldi che vengono messi lì, che poi vengono destinati correttamente per quello che devono essere utilizzati in soldi. C'è un altro aspetto importante, direi, che vedo tra altre realtà e la realtà del Viterbese, e anche, ho detto, la maturità dell'imprenditore, ma anche, se volete, la capacità o la maturità della classe politica che ci governa, o comunque che governa in tutte queste regioni. Io mi ricordo con un ricordo molto felice, ben 4 interventi finanziati dalla regione Umbria, e se voi mi chiedete come si chiama l'assessore all'agricoltura della regione Umbria, vi devo dire in tutta sincerità, non so come si chiama, nome e cognome. Nella regione Lazio fino ad oggi non sono riuscito a portare a casa un solo euro, e io ho diverse attività che sono meritevoli, dove faccio innovazioni continue sull'attività. Quindi anche questo, secondo me, c'è un problema proprio di cultura, non tanto sul turismo, ma anche cultura sulla nostra classe dirigente, che dovrebbe in qualche modo comprendere bene dove sta seduta e soprattutto comprendere e valorizzare in termini culturali un patrimonio che, guardate, l'enogastronomia ovunque si va in Italia c'è ed è anche di livello. E il fatto di quella toscana è più apprezzata al mondo perché gli è stato costruito addosso un brand che in qualche modo chiunque lo apprezza, ed è stato costruito grazie al connubio felice di imprenditori e classe politica. Quindi in questo io chiederei sostanzialmente, se volete andare avanti sul discorso dell'associazione piuttosto che una rete o altre cose di questo genere, su cui io sono ovviamente interessato nella misura in cui faccia qualcosa di diverso dal partire e poi frenare con freno a mano tirato, di poter in qualche modo creare le condizioni di magari di un numero ristretto, ma di gente che poi sia operativa e che sia disponibile a metterci anche dei soldi. Si parla tanto di internazionalizzazione, c'era qualcuno che parlava, dice è bene arrivare prima a Roma, io ho dei punti vendita che ho costruito a Roma perché io sono per la filiera completa, dalla produzione al consumatore finale, quindi la mia logica l'ho abbracciata, sono arrivato sostanzialmente a Roma. Roma è un mercato un po' particolare, è un mercato in cui il fatto di portare come brand Viterbo, che non lo conosce nessuno, Viterbo, il marchio Viterbese o altre cose del genere, non è sufficiente, bisogna armarsi e creare condizioni molto più sostanziali per farlo apprezzare. Per me Roma è come se fosse Berlino piuttosto che in un'altra parte, bisogna costruire le condizioni perché si possa andare fuori. Io non ho preso in considerazione il fatto di realizzare un negozio a Vetralla, cioè un'azienda a Vetralla, perché difficilmente mi troverò la signora che è disposta a comprarmi il prosciutto di Cinta a 180 euro come magari lo vendo a Roma. Quindi evidentemente, però a Roma devo andare al quartiere giusto, devo fare un'azione che molto spesso grava solo ed esclusivamente sulle mie capacità finanziarie, mentre aggregandosi potrebbe essere un modo per spendere meno tutti quanti e mettere una serie di prodotti da poter in qualche modo offrire. Quindi questo parlo anche a nome della rete di imprese che rappresento, potremmo essere sicuramente interessati a partecipare a questo momento di civita, chiamata civita dell'enogastronomia, dell'alimentazione, dove si faccia anche molta cultura, perché purtroppo sui prodotti agroalimentari l'ignoranza è totale. Ignoranza, scusate, non è che voglio fare il professore, ma vi posso garantire che quelli che sono i fondamentali dell'alimentazione è sconosciuta al 99% della popolazione, ve lo posso garantire come osservazione quotidiana.
noi siamo disponibili a fare un discorso del genere, sia a livello personale sia a livello di rete, ma che sia sostanzialmente qualche cosa che poi possa incidere, ma soprattutto che possa muovere del denaro. Se non muove del denaro, alla fine non riuscirà a fare nulla. Poi con la buona volontà di tutti quanti gli operatori che vogliono in qualche modo darci, dare una disponibilità in termini di tempo, ma poi alla fine queste cose si muovono se c'è qualcuno che ci investe e si può fare promozione vera, se no altrimenti ci prendiamo in giro. Questa è la cosa. Siccome io ho una certa età, ormai non mi permetto più di prendere in giro nessuno, e né tantomeno voglio prendere in giro me stesso. Direi più che condivisibile, è sicuramente auspicabile la concretezza e il terreno di azione su cui ci richiama De Simone. C'è, vogliamo fare il video, c'era Pietro Selli. Chiedo scusa, sono stato stimolato a fare una piccola citazione, mi chiamo Renato Pedroselli. Dato che il professore prima parlava delle sagre eccetera eccetera, io sono stato una delle persone che il primo anno che hanno fatto la sagra nel Baccalà a Marta sono rimasto un po' così, perché sono un frequentatore del lago di Bolsena, però conoscevo parecchie specie ittiche, ma il Baccalà, il lago di Bolsena, Capo di Monte non l'avevo mai visto. A parte questo, il mio intervento è soltanto perché so, nella mia ignoranza, che l'uomo prevalentemente è fatto di ciò che mangia. Non lo dico io, lo dicono gli studiosi, quindi l'uomo è quello che ingerisce, quello che mangia. Al di là della situazione corporea, il corpo è fatto da una percentuale X di acqua, eccetera, eccetera. Allora, dato che si parla di sapori del rito, noi dobbiamo giustamente, tramite la storia, che la storia non è che l'inventiamo, l'abbiamo ricevuta dai nostri antenati, raccontare anche quello che è il nostro passato. Si faceva riferimento alla macchia di Santa Rosa, e poi dopo vi dico un'altra cosa. La macchia di Santa Rosa noi sappiamo che è fatta per il concetto del trasporto della macchina, però in onore di Santa Rosa, quindi una santa conosciuta nel mondo del 1251. A me risulta che quando sono state fatte delle ricerche sul corpo della santa, furono trovati, ingeriti proprio nell'esofago, dei vinaccioli. Ora noi abbiamo una testimonianza scientifica e storica che una santa, prima di morire, avesse ingerito dei chicchi d'uva, degli acini d'uva. Si parla nella seconda metà del 1200. Cosa, perché se andiamo a vedere, adesso diciamo mi sfugge la data della morte, però nella realtà Santa Rosa, che era figlia di contadini, era febbricitante, stava male, e quindi la mamma e il papà la alimentavano anche mettendogli in bocca la famosa uva dolciastra che noi nelle case contadine si appendeva, quindi l'uva che era pronta del settembre e dell'ottobre, che si viene a mettere così. Questa è una testimonianza che non tutte le città possono raccontare, noi sì. E un'altra cosa, poi chiudo, abbiamo un altro santo, San Crispino. Prima ha fatto quel signore, ha fatto anche riferimento al San Crispino. Sapete che San Crispino è venerato, al di là delle conoscenze, diciamo, della santità di San Crispino in tutto il mondo, anche a Orvieto, perché ha prestato la sua opera come frate anche a Orvieto. Ebbene, San Crispino è definito il santo delle castagne. E non ci abbiamo noi un prodotto territoriale che delle castagne? Perché questo? Perché sembra che lui, nel saglio, dato che andava a fare la questua, avesse sempre la disponibilità di un po' di castagne, e quando incontrava i bambini, dato che c'era pure la fame, dava delle manciate di castagne a questi bambini contenti, perché a quel tempo una castagna, anche secca, rappresentava come oggi un lecca lecca o un'altra leccornia. Ecco, volevo dire che noi dobbiamo mettere anche delle situazioni che possono emozionare le persone che poi sul territorio vogliono conoscere, al di là del sapore, anche le esperienze storiche. Grazie. Luci, aspetta che le luci, certo. Lo accompagno un attimo. Io la spegno Matteo adesso. Non so.
Carolina, dove aspetta? Chiamare. Ma anche di dare una certa soddisfazione, questo senso di
Presentarsi al mondo. Come la macchina Santa Rosa è un'identità per la città di Viterbo, nello stesso modo pensiamo che l'insieme dei sapori e dei prodotti di questa terra possa essere anch'essa un'identità per questa regione e che può parlare al mondo, può andare nel mondo. Non deve restare qua dove spesso non si trova, dove spesso è difficile trovarla, e appunto noi vogliamo fare questo, costruire un'identità e farla e raccontarla nel mondo.